Recente festa del mandorlo in fiore di Agrigento, qual è stato l'impatto socio-economico del parco della Valle dei Templi? Allora, intanto devo dire che lo studio è stato realizzato da una grande società di livello nazionale, la RSM, che l'ha fatto a titolo gratuito come sponsorizzazione, cioè quindi oltre ad avere materialmente sponsorizzato con una partecipazione finanziaria, ha anche voluto regalarci, diciamo, questo studio che è stato realizzato per la festa del mandorlo in fiore, ma che riguarda l'impatto complessivo che nel 2018 si è registrato a livello socio-economico attorno alla Valle dei Templi, quindi l'indotto che crea l'attività del parco nel territorio. Devo dire che ci sono dati molto interessanti che adesso verranno naturalmente illustrati dal professore e che danno l'idea della potenzialità e del riverbero anche in termini economici che il quasi milione di visitatori della Valle dei Templi può generare nella realtà depressa, diciamo, in cui ci troviamo. Quindi quello che mi sento di dire è un invito agli imprenditori che ci sono tutte le condizioni perché possano investire. Noi stiamo naturalmente con le nostre attività di partnership pubblico-privato di coinvolgerli, ma è anche ora che si rendano conto che ci sono grandi potenzialità di sviluppo e che vale assolutamente la pena investire in maniera forte sul territorio, perché ci sono indici di redditività molto alti. Beh, è emerso un grande valore da parte del parco, che ovviamente è una conferma, è un valore che, a parte il valore in sé di carattere culturale, sociale, tenete conto che più del 30% di chi visita il parco ha deciso di tornare a visitarlo, quindi abbiamo un pubblico molto coinvolto in questo parco e quindi c'è un valore di brand importante che riguarda anche soprattutto i visitatori stranieri che tornerebbero qui. E poi c'è tutta l'analisi che è nuova dell'impatto, cioè cosa produce economicamente il parco per il territorio. E abbiamo scoperto che ogni visitatore, di questi circa 900.000 visitatori dell'ultimo anno, almeno metà spende qualcosa, che va dai 67 euro per circa, diciamo, nella parte minima, fino ai 124 euro a testa, per invece, diciamo, l'area più allargata, che è il 48% di questi 900 che hanno spese di permanenza sul territorio, quindi alberghi, enogastronomia e quant'altro. Quindi c'è un valore importante di 87 milioni di euro nell'insieme di questo indotto. Però oltre a questo valore diretto c'è un valore non visibile, noi la chiamiamo l'economia del non visibile, nel senso che ognuna di queste attività di impatto ne genera delle altre, perché per un caffè che prendo c'è tutta la filiera che si muove, porto il caffè, eccetera, e ci sono altrettanti valori, che siamo vicino ai 200 milioni di euro, di quella che nell'analisi dell'impatto si chiama l'economia indotta. Quindi abbiamo tre componenti di valore. Ovviamente il valore della biglietteria, e questi responsabili del parco la conoscono bene, il valore delle attività indotte dal fatto di stare qui, più o meno lunghe, più o meno importante, perché ovviamente si va dall'albergo fino alle guide, ai libri, alla bigiotteria e quant'altro. E poi la cosa molto interessante in una logica di lettura di sviluppo del territorio è l'economia che genera nel territorio. Poi siamo arrivati a stimare anche un peso sull'occupazione che va dalle 2.000 alle 2.300 persone coinvolte. Quindi è qualcosa di strategico. Oggi la cultura in Italia produce questo valore di impatto che possiamo dirla in sintesi, che per un euro speso in una biglietteria ne vengono generati fino a 2.7 come valore in generale. E il parco di Agrigento è in testa a questa classifica.